Bentornati su Lightning Channel. Oggi parliamo dei generatori elettrostatici o macchine elettrostatiche, dispositivi in grado di creare delle tensioni molto elevate operando una separazione di cariche tramite un processo meccanico. Oggi sono relegati all'ambito museale e didattico, ma in passato venivano utilizzati per lo studio dei fenomeni elettrici, in quanto erano i soli dispositivi in grado di generare tensioni elevate. Ne esistono di due tipi, quelli a induzione e quelli a strofinio o frizione. Oggi vediamo questi ultimi. I generatori a strofinio sfruttano la triboelettricità, cioè la capacità di alcuni materiali di perdere o acquisire delle cariche quando vengono sfregati. Sono formati da un elemento rotante di materiale isolante, in genere un disco, che preme contro un cuscinetto di altro materiale. Attraverso un processo elettrocinetico, questo attrito favorisce il trasferimento di elettroni dal disco al cuscinetto, che disperde poi le cariche a terra. Quando la parte di disco elettrizzata passa di fronte al collettore, richiama a sé le cariche perse per tornare neutra, lasciando così il collettore carico. Il processo continua ad ogni giro, finché il collettore, saturo di cariche, libera l'eccesso sotto forma di scintille. Un esempio di questo tipo di generatore è quello ideato intorno agli anni 30 dal fisico americano Robert Van de Graaff, il meglio noto generatore Van de Graaff. Sebbene strutturalmente diverso dalle macchine appena viste, sfrutta lo stesso principio. In esso una banda elastica viene fatta correre fra due puleggi di materiale isolante. Come accadeva tra il disco e il cuscinetto, lo sfregamento tra la puleggia e la banda strappa cariche alla prima, trasferendole sulla cinghia, che poi le trasporta sino alla parte superiore. Qui delle punte raccolgono le cariche, trasferendole alla sfera. La presenza di un motore accelera il processo, così che la sfera si carica rapidamente, sino al punto di liberare l'eccesso di carica. Il risultato sono vistose scariche elettriche che si liberano dal collettore, cioè dalla sfera, spesso utilizzate anche in passato durante i film di fantascienza. Arrivederci al prossimo video.